Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani, nuova puntata di Top Up of the Week targata iPhoneItalia.com. Andiamo a vedere le migliori applicazioni e i migliori aggiornamenti di questa settimana. Iniziamo con un'applicazione che ci aiuterà a tenere d'occhio il nostro consumo di acqua giornaliero. Come sapete è importante dover consumare un tot di acqua al giorno, ovviamente in relazione al peso e al tipo di attività di vita. Quindi questa applicazione che farà? Ci metterà a disposizione un registro sul quale potremo andare a inserire tutte le volte in cui berremo acqua, quindi ci sono varie opzioni a disposizione, quindi bicchiere, bottiglietta, tazza, insomma dipende dalla quantità insomma di acqua che berremo. Potremo andare a inserirla all'interno dell'applicazione, vedere quant'è il nostro fabbisogno, quanta acqua abbiamo già bevuto, quanta ce ne manca, e farci avvisare anche dalle notifiche in modo tale da avere a disposizione anche un reminder durante determinati momenti della giornata per ricordarci appunto di bere. Questa è un'applicazione interessante, ovviamente possiamo stabilire anche tutte le impostazioni relative alle notifiche per farci avvisare solo in determinati momenti, quindi magari dopo una determinata ora della sera magari non vogliamo più essere disturbati dalle notifiche, possiamo benissimo disattivarle dopo un determinato orario, possiamo farci avvisare durante i pasti, eccetera. Andiamo alla prossima applicazione, parliamo di un'app che ci permetterà di convertire le live photos in GIF animate o in video, da poter condividere in modo molto più facile. Come sapete le live photos presenti su iPhone 6S e iPhone 6S Plus sono una caratteristica carina, ovviamente non indispensabile, però che può essere interessante per condividere determinati scatti con i momenti prima e dopo lo scatto con gli amici, con i parenti o sui social. Purtroppo non c'è tantissimo supporto ancora per questo formato, però le GIF animate insomma sono diffusissimi, insomma esistono da veramente tantissimo tempo, quindi questa applicazione ci permetterà di convertire in modo molto semplice i nostri file, diciamo live photos, in GIF o video da poter condividere in modo molto molto più facile. Andiamo alla prossima applicazione, un'applicazione destinata ai creativi, un'applicazione destinata a chi utilizza la suite di Adobe CC. Questa è un'applicazione che ci permetterà di sfruttare il nostro iPhone come un'estensione degli strumenti messi a disposizione dalla Creative Cloud, quindi un'applicazione che ci permetterà di fare fondamentalmente degli scatti con il nostro dispositivo e di poter importare da questi scatti informazioni sui colori e sugli stili, quindi possiamo andare a scegliere di scattare una foto a un colore e poi poterlo utilizzare nei nostri progetti, scattare una foto e prendere quel tipo di atmosfera, quel tipo di stile e applicarlo alle nostre immagini poi in Photoshop, insomma negli altri programmi compatibili, la possibilità di scattare una foto e prendere una texture da poter usare come pennello, e la possibilità di scattare una foto e prendere una forma, come avevamo visto già in alcuni altri video con un'altra applicazione di Adobe che faceva più o meno la stessa cosa. Quindi davvero un'applicazione complementare se utilizzate quel tipo di ecosistema, se volete andare appunto ad estendere le potenzialità della Creative Cloud. Poi è stata rilasciata la versione definitiva di Superguida TV, quell'applicazione che avevamo già mostrato in anteprima quando era in fase beta, quindi adesso sarà molto semplice poter andare a gestire tutti i palinsesti, tutti i canali, tutti i programmi, tutto ciò che ci interesserà appunto seguire in TV sui canali nazionali, quelli di Sky, quelli premium, insomma avremo a disposizione uno strumento davvero molto potente con i promemoria, tutti gli avvisi, la possibilità di chattare con altri utenti eccetera. Se volete avere informazioni più precise vi rimando al nostro video, al nostro articolo che abbiamo trattato in modo specifico su quest'app, e poi ci rechiamo nella sezione aggiornamenti. Ci sono davvero tantissimi aggiornamenti in questa settimana, ci sono stati aggiornamenti di tantissime app, tra le quali anche ad esempio le app di Apple per la suite iWork, quindi sono state aggiornate Pages, Numbers e Keynote, che tra l'altro non sono neanche più in fase beta su iCloud.com, quindi l'ecosistema va ad ampliarsi e a funzionare ovviamente in modo più ottimizzato, più performante. Quindi Numbers, Pages e Keynote sicuramente sono state aggiornate, sono applicazioni fondamentali, però andiamo a vedere proprio nello specifico tutta la lista delle app aggiornate in quest'ultima settimana. Viene aggiornata Pills, l'applicazione per ricordarci quando prendere determinati medicinali, viene aggiornata Fantastical con tante correzioni per Apple Watch che aveva qualche piccolo problemino, adesso diciamo che la versione per watchOS 2 funziona davvero molto meglio, viene aggiornata Parcel per la ricerca delle spedizioni con il supporto anche
alla possibilità di scannerizzare un codice a barre con il 3D Touch. Ve l'avevo già detto, Numbers, Pages e Keynote, quindi oltre dei miglioramenti, delle aggiunte eccetera, supportano anche adesso il Force Touch sia nelle azioni rapide sia nel pick e pop dei contenuti, quindi davvero queste sono applicazioni molto molto importanti. Soprattutto viene aggiornata WhatsApp, che adesso supporta il 3D Touch, quindi possibilità di vedere in anteprima le immagini con il pick e il pop, la possibilità di avere delle azioni rapide nella home. Però l'aggiornamento più importante ci sarà con iOS 9.1, quando WhatsApp abiliterà, è già pronta, però con iOS 9.1 abiliterà le risposte rapide, quindi le quick reply che abbiamo sempre aspettato, e anche la possibilità di rispondere da Apple Watch. Poi sono state aggiornate anche Instagram, Facebook e ci sono stati altri piccoli update minori, come ad esempio Slack. Andiamo a vedere però adesso l'applicazione che mi avete chiesto voi. È un'app che vi ho già fatto vedere qualche puntata fa. Mi avete chiesto un'app per creare loghi e per creare dei simboli. Quindi io vi faccio vedere quest'app che ci permette di andare a sfruttare tanti template, tante forme, tante opzioni per andare a gestire delle immagini, per creare loghi, simboli e disegni direttamente dal nostro dispositivo. In modo semplice, ci saranno davvero comunque tante opzioni, però sono tutte intuitive. Vi rimando comunque alla puntata di Top Up of the Week, dove ho trattato proprio nello specifico questa applicazione. Va bene ragazzi, io con questo video ho terminato, noi ci rivediamo con i prossimi video, sperando di parlarvi anche con iOS 9.1 e di farvi vedere veramente le novità della Quick Reply e la possibilità di rispondere da Apple Watch con WhatsApp. Io vi ringrazio quindi per aver seguito questa puntata, ci rivediamo ai prossimi video, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon inizio settimana. Da Francesco Siciliani è tutto, a presto!